Ciao a tutti ragazzi, io sono Giulio, come in Twitter, dal titolo del video, oggi andrò a parlare di un videogioco che si chiama My Child Lesborn, mi sembra che si dica. Più che altro vuol dire in italiano, se ho capito bene, il mio figlio adottivo. Ora, questo gioco parla essenzialmente della vita di un bambino. O meglio, io ho scelto il bambino, ovvero Klaus. E questo Klaus è essenzialmente il figlio di un soldato tedesco che è scappato dalla Norvegia perché non ho voglia di fare una lezione di storia, però vi basti sapere che lui era il figlio di un soldato tedesco, non sa chi è la mamma, non sa chi è il papà, però ha una mamma adottiva, ok? Niente, e per questo lui viene molto bullizzato a scuola perché lo chiamano Nazi Kid e tutto il resto, nel senso, gli rivolgono insulti verso il padre, la madre e tutto il resto, insomma, escludendolo. E la cosa bella di questo gioco è che è tratto da una storia vera. Perché, ora, io non lo so, però, secondo me, se la casa di produzione scandinava, magari loro sapranno qualcosa in più rispetto a me. E se devo essere sincero, non mi faccio molto fatica a immaginare che molti bullizzassero i ragazzi tedeschi dopo la seconda guerra mondiale. Vabbè, raga, tornando al videogioco, essenzialmente tu sei la mamma e dovrai cercare di vivere la vita più normale possibile a Klaus, ok? E la cosa bella è che non ci riesci quasi mai, perché tu non puoi andare a scuola e menare i tanti ragazzini, tu puoi soltanto accompagnarlo a scuola, preparare la cena, metterlo a letto e fargli il bagno, e poi puoi soltanto comunicare con lui. Infatti, questo gioco, cioè, ti fa capire quanto le parole siano a volte inutili, perché tu gli dici vai a fare una cosa e lui fa no. Non voglio, e continui questo per mezz'ora fino a quando non ti arrendi. Infatti, c'è nel senso, regà, è una cosa bellissima poi la storia che si va a creare dopo. Perché l'incipit, ovvero ragazzo tedesco dopo la seconda guerra mondiale, bastardo e tutto il resto, è bello, però è anche bella la storia dopo. Ora farò tanti spoiler, ok? Perciò, se avete intenzione di giocarci, non lo so, skippate un bel po', ok? Bene. Parte spoiler inizia. Ah, ragazzi, per esempio, arriva una parte dove iniziano a bullizzare e dove Liv, ovvero la sua migliore amica, mi sembra, inizia a escluderlo. E questa cosa lo rende molto triste. Benissimo. Però c'è un professore a scuola, Mr. Berg, mi sembra che si chiami, e lui fa di tutto affinché Klaus si senta parte del gruppo. E lui è un professore di scienze, quindi un attimo. Vabbè, benissimo, parte del gruppo. Ma non ci riesce. E purtroppo, quando lui deve fare, per esempio, la quarta elementare, Mr. Berg se ne va, cambia scuola. Perché è stato obbligato a farlo. Però lo lascia prima della marcia. Perché, a quanto pare, il giorno in cui la scuola finiva era lo stesso nella quale si faceva tipo una marcia per la patria, dove tutti i ragazzini sfilavano con le bandiere e tutto il resto. Quindi, ragazzi, fidatevi, è bello vedere l'amicizia che alla fine si instaura fra Mr. Berg e Klaus, ma la cosa più bella è il fatto che questo videogioco è come Minecraft, ok? È in prima persona, tu vedi soltanto gli altri, proprio. Non hai la minima idea di tu chi sei. Questo secondo me ti fa anche molto più interagire con il personaggio della mamma. Perché un conto è che se vedi il personaggio, allora fai, vabbè dai, è un videogioco tipo The Sims, ok? Invece è un conto se vedi soltanto il ragazzino e stai a tu per tu con lui. Che è straordinario secondo me. Ora ragazzi, se siete arrivati fino a qui, pensate, vabbè dai, è un videogioco bellissimo. Sì, c'è un però, ovvero la fine, perché il finale mi ha veramente deluso tantissimo. Ora, non voglio spoilerarvelo perché il finale è l'unica cosa che è impossibile da spiegare se non ci fai molta attenzione e sinceramente penso di avervi annoiato un po' troppo. Il problema
con questo gioco è il fatto che il primo capitolo, perché sì, è diviso in capitoli, è gratis, gli altri sono a pagamento. Ora, un cielo mi ha detto che su Happy Mode lo trovavi gratis. E se devo essere sincero, ragazzi, vale tutti i 2,29 € che paghi. Invece, per esempio, My Life Gallery, che è un altro videogioco, i 5 euro non li vale per niente. Perché l'ho provato pure quello e fa schifo, essenzialmente, fa schifo. Ragazzi, il video è fino a qui. Se vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!